Presidente, Project manager, Marco Gagarella, project manager, cosa c'è io? Allora signori, utilizziamo, pensate anche che siete in servizio, volete aspettare? A questi quattro amici presenti, ma a noi interessa che si presenti l'evento importante, quindi la stampa ne dia il salto, così come poi faremo anche nei circuiti nazionali. Questo che andiamo a presentare è un evento a cui abbiamo lavorato, di grande importanza, e che dà dimostrazione di una visione, che è quella che ci sta facendo anche investire in impiantistica sportiva, che permetterà in futuro di fare investimenti anche su un altro canale, che secondo il mio modesto avviso, avendolo vissuto e avendo avuto anche confronti con tour operators del settore, è quello fondamentale che bisogna abbinare al canale del turismo tradizionale che si sta man mano consolidando, ed è quello del turismo sportivo. Voi non sapete, o i presenti sicuramente sanno, quanto importante sia il turismo sportivo, legato alle eventi dell'anno, ma legato principalmente e fortemente ai grandi eventi. E questo purtroppo, tra virgolette, in termini organizzativi e di dispendio energetico, ma per fortuna, e grazie e saluto al presidente della Federazione Italiana Motociclistica Siciliana, Mezzasano, saluto il presidente della Motoclub Vincenzo Landeri di Noto, Mimmo Meli, e il product manager dell'iniziativa, o l'event manager, come meglio i giornalisti possono definirlo, dottore Marco Cannarella, e l'assessore Terranova, insieme al responsabile del settore recupero, che sta lavorando per l'amministrazione affinché questo progetto, questo evento, sia prototipo di ulteriori iniziative, perché l'evento è di grandissimo rilievo internazionale. Una tappa del 9 febbraio importante, con la presenza dei più forti e quotati atleti del settore qui a Noto, una presenza di appassionati, di sponsor, di realtà legate a questo mondo, e quindi di varie attività, diciamo, collaterali che si presenteranno a Noto, che sicuramente impatteranno in maniera forte sia sotto l'aspetto mediatico sia sotto l'aspetto della presenza e dell'occupazione ricettiva del nostro territorio in maniera importante. Se non è turismo questo, di cosa stiamo parlando? Poi ovviamente c'è la parte sportiva, che sicuramente farà balzare Noto e Crossotomo Gino Meli di Noto a quella che è il palcoscenico internazionale, perché ritengo che con gli ultimi interventi dispendiosi, importanti, che sono stati fatti, questo Crossotomo, caro Mimmo, ritengo che sia forse uno dei più belli d'Italia, arrivato a questo punto, perché se già aveva i presupposti nella sua versione, diciamo, iniziale, man mano migliorata e sempre curata con grande attenzione, io vedo che oggi, in base ai sopralluoghi fatti ultimamente, ma anche a quello che è l'attività, la rimodulazione, la riproposizione della pista per quelli che sono i canoni internazionali, penso che oggi sia, può dire, uno dei crossotomi più importanti. E quindi questa cosa, che nasce man mano, che è nata con tanto entusiasmo di pochi, sta diventando invece una realtà importantissima, un patrimonio sportivo che dobbiamo salvaguardare, e grazie alle competenze della federazione e grazie alla passione di chi questo sport lo ha sempre amato, portare a Noto un risultato di grande rilievo. E poi la presenza dell'assessore al turismo, perché per noi questo è turismo sportivo, e sotto questo punto di vista dobbiamo continuare a impegnarci in questo. Se il test è, ripeto, possa avere, grazie alla popolazione, che si sta facendo l'amministrazione, gruppo di lavoro locale, federazione siciliana e nazionale, se queste esperienze
esperimento ci dà dei risultati che tutti noi attendiamo, sicuramente può essere replicato nel nostro tempo, perché dimostreremo di avere quelle qualità minime richieste dall'organizzazione internazionale per fare grandi eventi. Siamo stati anche fortunati ad accelerare il processo di Paladucci, perché l'acquisizione dell'area che mancava, 9.000 metri, che abbiamo espropriato ad una ditta privata, siamo riusciti a farlo in tempi record, e quella sarà un'area utilizzata per il paddock in questa situazione. E tutta una serie di attività che stiamo ponendo in essere, i parcheggi, la logistica, coinvolgendo ovviamente un provincia, un centro delle forze dell'ordine, è un grande evento. Ci vediamo, ci monitoriamo, ci proviamo ad essere all'altezza di questa organizzazione. Quindi spero che l'eco che possa venirne fuori sia importante per gli investimenti che stiamo facendo, in primis la federazione e l'associazione Vincenzo Landeri motociclistica, che sta investendo, ma anche il comune sta facendo una parte non secondaria di grande coinvolgimento, proprio perché riteniamo che se le cose belle se si possono fare, se si devono fare con il coinvolgimento di tutti, professionalità, esperienze, diciamo passione e quant'altro. Quindi grazie della vostra presenza, grazie di questa scelta di nodo come ulteriore punto per rilanciare questa sorta di turismo sportivo, e chiedo ce la sigla, che è sempre importante tenere in considerazione. Do immediatamente la parola all'assessore, se vuole aggiungere qualcosa oltre a quello che ho detto io, e poi al e a seguire Mimmo e le. Sì, mi sembra ci sia poco da aggiungere, perché la direzione dell'amministrazione l'ha spiegata molto bene il nostro sindaco. Quando si parla di alcune parole, tipo questa, sono delle nuove parole. Ecco, questo è un evento importante. In questo evento un milione di persone che assisteranno all'evento, il circo che si muove attorno all'evento, in una stagione, poi febbraio, noi è una stagione, quindi certamente è importante. E l'altro elemento che volevo sottolineare, l'ha fatto già bene il sindaco, è l'idea di mettere a punto un format per i grandi eventi, rispetto al quale penso insomma abbiamo già delle competenze, ma certamente saremo chiamati ad un'ulteriore prova. Quindi al di là dell'investimento economico che stiamo facendo, importante, insieme ai partner stiamo facendo uno sforzo notevole, però l'idea è proprio quella di mettere a punto un format, una capacità organizzativa che ci possa portare, immagino già il 10 con Mezzasalva ci possiamo rivedere, e con Cannarella e tutto lo staff, per decidere la data del 2015, perché oggi stiamo lavorando sempre più in termini di programmazione, perché possiamo dare un contributo ancora più forte, ma certamente siamo pronti a questa sfida. Siamo fida che stiamo condividendo con tante persone, come ha detto il sindaco, l'anima, il cuore, ma anche delle professionalità, perché non è soltanto un'operazione dove c'è buona volontà, dove ci sono anche professionalità, competenze, competenze, e che noi certamente in qualcosa potenziale non riusciamo ad essere, l'ho detto il sindaco, punto di riferimento per grandi eventi, da quelli sportivi a quelli culturali, in un intreccio che abbiamo fatto, quindi certamente speriamo in Dio, ma noi ci mettiamo il nostro. Sport e cultura. E lo spot che abbiamo pensato recita proprio queste due parole. E noto alla fine è stata scelta per questo consiglio, che non è casuale. E, che dire, averne di amministrazioni così che sono ben disponibili a collaborare. E, si faceva riferimento a competenze, professionalità, ed è proprio così, perché non sono eventi che si possono improvvisare. Devo dire che noi ci stiamo cimentando con le nostre competenze, con le nostre professionalità, perché di fatto è la prima volta in assoluto che un evento di questo tipo è in Sicilia. C'è una volontà politica dietro, c'è un campione del mondo
quello che è il movimento. Quindi che il Signore ce la mandi buona, certamente, specialmente la giornata, devo dire la verità. Per il resto il Signore, diciamo, ci dà sempre una mano, ma siamo noi per primi che dobbiamo darla a tutta l'evento. Poi, diciamo, il benvolere, diciamo, ci sta e noi ce la metteremo tutti da questo punto di vista. Quindi dico, è un esperimento importante perché è una collaborazione fattiva tra un club, degli elementi di un club e l'amministrazione. Ci sono fortissimi investimenti e sono fortissimi investimenti probabilmente, come dire, a copertura dell'evento, ma giustamente tutti in avanti. E io sarei ben felice se il giorno 10 febbraio potessi dire il 10 febbraio del 2015 ci sarà di nuovo la gara a nodi. Intanto dobbiamo fare una bella figura. Noi siamo al sud, i piloti vengono al sud malvolentieri. Da un certo punto di vista, quando vengono capiscono che cosa si sono persi fino ad oggi e ci vogliono tornare, però deve essere la nostra bravura a farli tornare. Noi, per essere considerati sufficienti, dobbiamo fare qualcosa al 120%, è uno scotto che dobbiamo pagare e purtroppo è così. Lo abbiamo già fatto in altre discipline, sono sicuro che anche in questa disciplina saremo altrettanto incisivi, altrettanto bravi. Le premesse ci sono tutte, l'impianto era, come dire, livello 1, oggi di livello 10, e questo è stato fatto nell'arco di un paio di mesi, quindi la volontà è stata messa tutta. Chiaramente serve un pizzico di fortuna, noi andremo a ricercarla sicuramente questa fortuna. Per quanto riguarda il contesto, abbiamo trovato un contesto veramente propizio e devo dire la collaborazione a 360 gradi da parte della Polizia Stradale, che è più presente, ma da parte del commissariato di pubblica sicurezza, da parte dei vigili del fuoco, già sono stati in informale presenti a delle visite per cercare di ottimizzare, diciamo, tutti questi movimenti. E abbiamo preso, diciamo, le loro consigli, li hanno messi in campo. Quindi sorprese penso dovremo avere qui al giorno dell'evento. Continueremo a lavorare all'agremente e io ti aspetto il mio quartiere generale dalla prossima settimana qua, e che dire, non possiamo fallire, non dobbiamo fallire. Alcuni, presidente, quanti attualmente abbiamo 65 iscrizioni, è un numero abbastanza importante se pensate che domenica prossima c'è la prima Sardegna, Viola Sala, e lì sono solo 58, quindi noi tenderemo anche ad aumentare questo numero nell'ultimo al centro dell'Italia, ci sono iscritti 82, quindi non siamo messi male. Il nostro essere in periferia. E, chiaramente ci sono anche dei piloti siciliani che hanno di partecipare a un evento che non era mai stato ai piloti stranieri. Sono campionato di tre gare, il 2, il 9, il 16, proprio a Trenino fatto, che ha un premio altissimo. Il primo classificato prenderà alla fine delle tre gare 50.000 euro. Noi partecipiamo tra l'altro a questo monte premi, nel senso che partecipiamo pagando, e lo facciamo ben volentieri per avere questo parterre d'eccezione, e sarà sostanzialmente un prologo del campionato mondiale, né più né meno, perché i migliori ci saranno, tranne un paio che sono infortunati e quindi probabilmente mancheranno, ma i migliori ci saranno. Il pubblico sarà un pubblico molto motivato, con un campione mondiale che abbiamo a disposizione. Pensate che Lega Nord sente un parlare, c'è un giro di salvaguardia, un'azione piena, è stata la Sicilia nei tempi giusti, e poi ci sono tutti gli addetti ai lavori, ci sarà la zona PAC, ci sarà un movimento di un altro migliaio di persone.
certamente. E per cui proveremo giustamente a fare questo format, anche qui in un format, e a replicarlo in maniera sicuramente più proficua nei prossimi anni, sia con campionati, con prove di questo livello, ma anche con campionati italiani minori, rispetto a questo che è top, ma senz'altro importante dell'evento. È importante anche politicamente, vedremo le felici oppure ci leccheremo le ferite. Assolutamente trasparenza. Io mi trovo tra l'altro in linea con il sindaco, che la prima volta che ho conosciuto ho detto che c'è uno dei tanti politici. No, trovo una persona normale come me, che fa il sindaco con il senso del buon padre di famiglia, che è la cosa che dovrebbe guidare ormai. Ma evidentemente, diciamo, l'estrazione non è casuale. Anch'io dico faccio il presidente, quindi tra virgolette dovrei essere un politico, lo sono ahimè diventato, e purtroppo poi bisogna anche diventarlo, però poi alla fine rimango uno con i piedi per terra, e solamente rimanendo con i piedi per terra si possono fare queste cose, anche perché poi tra l'altro da soli non si può fare niente, non si va da nessuna parte, è la collaborazione la cosa che ci fa vincere, e qui è sicuramente un livello altissimo di collaborazione, in piccolo, per carità, non stiamo facendo chissà che cosa, però diciamo, secondo me il risultato finale darà grossa soddisfazione a tutte le componenti che si sono mosse per questo evento. Cosa si aspetta rispetto alle altre tappe? Però oggi è in forma qua, sì. Oggi. Io ho organizzato il Mondiale di Enduro, che è un altro tipo di disciplina, lì i numeri erano molto più alti, ma lì non si paga, e l'organizzazione ci ha rimesso tra l'altro un sacco di soldi, in quel caso. In questo caso io mi aspetto che di chiudere tutti i conti, che è la cosa più importante, perché bisogna lasciare sempre profumo quando si cammina, di chiudere tutti i conti e di mettere, diciamo, un tassello importante, uno zoccolo duro per il prossimo futuro. Di questo sono, diciamo, ben tranquillo. All'inizio dell'avventura probabilmente no. Oggi, diciamo, vedendo tutti i progressi che si sono fatti, tutte le collaborazioni che si sono attivate, sono assolutamente sereno, diciamo, su questo. Poi se vengono 10.000 persone, meglio. Allora, ho una precisazione volevo fare. Aspetta, che sto dando la parola. Stavo proprio dicendo, ho voluto appositamente lasciare per ultimo il dottore Cannarella, etichettandolo, intestandogli questa etichetta di manager, di project manager, proprio perché mi sembrava la chiusura del cerchio. Io e l'assessore abbiamo parlato con l'amministrazione ed è giusto che, insomma, abbiamo fatto emergere quella che era la nostra idea, la nostra visione, e si è capita. Il motoclub Vincenzo Landei, con Mimmo, il presidente regionale, hanno illustrato i grandi. Però c'è accusato nei miei confronti, ma evidentemente. Grazie. Volevo partire da una considerazione a proposito della domanda che veniva fatta poc'anzi. Noi abbiamo il vizio, noi meridionali, di piangerci addosso, anche quando le cose si fanno bene. Allora, questa è una delle questioni che bisogna risolvere una volta per tutti. Il più delle volte è quando le cose riescono, il merito è nostro, quando non riescono, il merito, che è anche il concorso di fattori esterni che possono condizionare la riuscita di un evento. Ma l'aspetto locale, in questo caso, nella fattispecie, è fondamentale. E io devo dire con un pizzico di orgoglio che era da anni che non lavoravo all'interno della mia città, ho riscontrato un clima di grande concordia e grande collaborazione, sia con l'amministrazione comunale, in primis con l'amministrazione comunale, con il sindaco, con l'assessore della Roma, ma anche con una schiera di funzionari che hanno dimostrato e stanno dimostrando veramente di lavorare al di là di quelli che sono i compiti istituzionali, che alle volte se determinate
impegni non si assumono con il cuore, non è possibile portarli avanti. Non è solo l'aspetto, il ruolo che si ha. E in questo devo dire, devo ringraziare l'amministrazione del comunale, devo ringraziare il sindaco in primis, ma anche questi collaboratori preziosissimi in questa fase organizzativa.